Padre, dove l'Italia quest'anno in Polonia proverà a vincerla per la prima volta, tra l'altro né la Coppa Europa ha mai vinto con i generi separati, quel qualche centimetro di forse troppo. Sembrava che dava l'impressione che sì, ci potesse essere un minimo di vantaggio, quasi no, però eccolo lì, sì, bravo Nek, Jema a controllare sotto, sì. Un primo giro forte per via di Emil Mian della Oliva e poi si sono assestati su questi 2,56 e poi 2,51 per il terzo e il quarto. È il passo al chilometro questo, non il tempo effettivo, ed ecco qui la lotta tra Mohamed Shehinawi. E il suo duello personale con Lingokal, Benson Lingokal, il keniano. All'inizio a seguire lo svedese della Oliva erano andati loro due. Allunga di qualcosa ancora, sì, prova a stringere i denti. Abbia cambiato un po' la frequenza. Sì, il passo è più corto di qualcosa. Mentre rimane su un compasso ampio rispetto a se stesso Yaman Krippa, che ha quel punto di riferimento da provare a non mollare. Prova a non mollare in quest'ultimo giro. Un paio di minuti abbondanti dal traguardo. Sono 10.200 metri. E allunga Gedeone. Gideon Kipkertich Rono allunga sull'azzurro. Lingokal, Nekagenet, Krippa e poi Luca Alfieri, Michele Fontana. Michele è arrivato, che era... da giovane più bravo, il ragazzo di Cortenova in Valsassina nel Lecchese, più bravo su distanze brevi. È il divario che si è aperto tra Gideon Rono e Yeman Krippa. Si resta su una prestazione da podio come non era dal 2005. Parlavo di Stefano Baldini che fu terzo, ma Alberto Cova sembra potersi tenere stretto nel suo albo d'oro personale l'essere l'ultimo italiano ad averla vinta questa classicissima. Si potrebbe dire di aspettare una volata come abbiamo visto a Monaco di Baviera lo scorso anno per i campionati europei, ma allora avevano lasciato fare il norvegese proprio per ragioni tattiche, ma si vede dalla frequenza, sì, dalla grande cadenza, facilità, sì, d'azione, sì, quindi c'è solo la speranza, ecco, però sì, essere realisti è chiaro che Ma gli sta scivolando via centimetro dopo centimetro e questo un po' ti martella anche l'aspetto mentale. Certo, hai ragione, sì. Quello che, tra l'altro, grande azione di piedi che scappano via con brillantezza e cresce il divario tra il keniano Gideon Kipkertich Rono. Grande attesa per lui, questo ragazzo di stanza in Giappone. Poi qui siamo più dietro con un ragazzo doppiato e l'allungo invece di Benson Motion Lingokal là dietro, mentre qui la lotta a due con meno brillante l'azzurro con la maglia delle Fiamme Oro di Padova, Gideon Rono, margine sempre più grande tra chi insegue, definito chaser dalla grafica, cacciatore entro certi limiti. C'è una mondovisione con queste immagini che garantiscono anche la diretta non solo in Italia. Molto brillante in questa sua azione in riva all'Olona prima di entrare per l'ultima volta nel mulino. Il tifo è unanime per lui, il bravo Dai. L'ingresso l'ultimo per Gideon Kipkertich Rono e il transito per Yaman Krippa, che è ancora brillante, ma non, sì, certo, così brillante come il keniano. Forse perché sta diventando un po' maratoneta e forse ha perso quel qualcosa di velocità di base. Poi è chiaro che se... C'è anche Mian della Oliva. Pegoretti diceva che era in forma, ha avuto dei riscontri sicuramente in allenamento, però per competere al pari di un Rono di oggi forse bisognava essere un Krippa ancora da diecimilista puro. Esatto. 10 secondi sono tanti di distanza. L'ultimo ingresso al mulino l'abbiamo visto adesso attraverso le varie fattorie, Cozzi e Chiapperini, per questo ultimo giro che è trionfale, sembra essere, per Gedeone, Gideon, Kipkertich Rono. Stringe i denti con questa smorfia, chissà se più di delusione e un po' di rabbia.
per la creatura strana. Siamo sotto i 29 minuti, manca poco, va sopra i 29 minuti di un nulla. Vince Gideon Rono, Kenya, il secondo posto con 7-8 secondi di ritardo per Yeman Krippa, la seconda piazza per lui. Kenya-Italia, è il ritorno sul podio anche con un piazzamento migliore, era del 2005 il piazzamento di Stefano Baldini. E con un ultimo giro sul piede di 2.51, mentre ancora c'è spazio per l'arrivo del terzo che non è ancora arrivato. Eccoli, si buttano giù con Shinawi. Molto bella l'azione della siepista. E Krippa, l'alto Krippa lì a molto ridosso, bene Neka Krippa. E arriva bene, anche Benson Moshonlingo, che nell'entrato finale è stato prima avvicinato, poi sorpassato dal tunisino, e il bravissimo.